Ciao a tutti, oggi andrò a recensire un simpatico gadget per la bici che ho trovato su Gearbest. Si tratta di una piccola luce della lead bike che va montata sulla valvola della camera d'aria. L'ho presa un po' per curiosità e un po' per vedere se può essere un utile accessorio per essere più visibili di notte, visti tutti i pericoli che ci sono sulle nostre strade. Intanto vediamo un po' di caratteristiche. La luce è composta da 7 LED che possono emettere fino a 8 colori differenti. Quando la ruota gira, la luce, utilizzando questi LED, va a creare dei pattern, quindi delle figure che cambiano ogni 4 secondi. In totale crea ben 12 differenti immagini, come dopo vedremo. Per vedere bene e chiaramente queste figure è necessario che la ruota giri a circa 20 km all'ora. Altra cosa importante, i LED si accendono solo quando sono in movimento, quindi quando la ruota è ferma la luce rimane spenta per non consumare le batterie. Se ora la poso ci mette un po' di secondi, ma effettivamente la luce si spegne da sola. È presente anche un secondo sensore, quello per la luminosità dell'ambiente, che permette ai LED di accendersi solo alla sera o se c'è poca luce. Può essere montata su tutte le camere d'aria utilizzando l'adattatore incluso e viene alimentata con 3 pile a bottone LR44 già incluse nella confezione. I materiali usati sono molto economici e di qualità piuttosto scarsa. La parte in plastica trasparente sembra un po' troppo fragile, e qui anche le filettature, si stanno già consumando. Anche la parte in metallo poteva sicuramente essere rifinita meglio. Adesso però passiamo alla prova pratica e vediamo come funziona e la resa che ha di notte. Dopo averla provata, direi che tutto sommato sono abbastanza soddisfatto di questa luce. Di notte ha una buona luminosità. Con pochi euro si ottiene un effetto carino con una buona luminosità che a mio avviso può anche essere utile per essere più visibili in strada. Peccato solo per la qualità dei materiali che poteva essere sicuramente curata molto meglio. Spero che la recensione vi sia stata utile. Se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti. Se siete interessati a seguire i miei prossimi video, ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto. Saluti a tutti e alla prossima recensione.